Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Gesù, ti amo con la tua volontà. Vieni, divina volontà, a pregare in me e poi offri questa preghiera a te come mia per soddisfare le preghiere di tutti e per dare al Padre la gloria che dovrebbero dargli tutte le creature. Mia divina Maria, ti amo nella divina volontà. Regina Immacolata, celeste Madre mia, vengo sulle tue ginocchia materne per abbandonarmi fra le tue braccia, per chiederti con sospiri più ardenti che mi ammetta a vivere nel regno della divina volontà. Mamma Santa, tu che sei la regina di questo regno, ammettimi a vivere in esso affinché non sia più deserto ma popolato dai figli tuoi. Perciò, sovrana regina, a te mi affido affinché guidi i miei passi nel regno del volere divino e stretto alla tua mano materna guiderai tutto l'essere mio perché faccia vita perenne nella divina volontà. Tu mi farai da mamma e come mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà affinché me la scambi con la divina volontà. E così possa restare sicuro di non uscire dal regno suo. Perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione per farmi comprendere sempre più e sempre meglio che cosa significa volontà di Dio e come vivere in essa. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Signore, mio Signore, Cristo Gesù, Cristo Gesù, venga il tuo regno, venga il tuo regno, oh mio Signore, mio Signore, Cristo Gesù. Dal Libro di Cielo, volume 14, 12 agosto 1922. Mi sentivo oppressa ed in pena, che solo il mio dolce Gesù può saperlo. Lui scrutina ogni fibra del mio povero cuore, ne vede tutta l'intensità del mio strazio, ed avendo compassione di me, venendo, mi ha sostenuto fra le sue braccia, dicendomi: Figlia mia, coraggio, ci sono io per te, di che temi? Forse ti ho mai mancato? E se tu a qualunque costo non ti senti di scostarti minimamente dal mio volere, molto meno io mi sento di non essere con te e vita di ogni tuo atto e pena. Ora tu devi sapere che la mia volontà è oro purissimo. E per fare che il filo della tua volontà umana potesse diventare oro purissimo, in modo che intrecciandosi il filo della tua volontà con la mia non si discerna quale sia la tua e quale la mia, è solo il sacrificio, le pene, che consumando il filo della volontà umana sostituisce il filo d'oro divino.
che immedesimandosi col mio ne forma uno solo. Ed intrecciando tutta la gran ruota dell'eternità si estende ovunque e si trova dappertutto. Ma se il mio volere è oro e il tuo è ferro, rimarrai dietro ed il mio non scenderà a intrecciarsi col tuo. Se prendi due oggetti d'oro, adonta che ciascuno abbia la sua forma diversa, liquefacendoli ne potrai formare uno solo, senza poter più discernere qual era l'oro dell'uno e quale quello dell'altro. Ma se un oggetto è d'oro e l'altro è di ferro, l'uno non aderirà all'altro e non si potrà formare un solo oggetto d'oro. Sicché è solo il sacrificio che cambia la natura alla volontà umana. Il sacrificio è fuoco ardente e liquefa e consuma. Il sacrificio è sacro ed ha virtù di consacrare la volontà divina nell'umana. Il sacrificio è grazia e vi imprime col suo abile pennello la forma ed i lineamenti divini. Ecco perciò l'aumento delle tue pene. Sono le ultime pennellate che ci vogliono per dare l'ultima estensione ed intreccio del tuo volere col mio. Ed io, mio Gesù, tutte le mie pene, per quanto dolorose che pare che mi annientano, non mi opprimono, e se a te piace me le moltiplichi pure, ma tu sai qual è la pena che mi strazia. Di quella sola imploro compassione davanti a te, che mi pare che non posso tirare più avanti. De, per pietà, aiutami e liberami se a te piace. E Gesù, figlia mia, anche in questa pena sarò con te, sarò tuo aiuto, ti darò la mia forza per sostenerla. Potrei contentarti, ma non è decoroso che lo facessi. Ad un'opera così alta, ad una missione così sublime ed eroica ed unica di chiamare te a far vita nel mio volere, mi suonerebbe male se non la facessi passare per mezzo dell'organo della mia chiesa. Del resto, con la mia volontà e con l'intervento dell'ubbidienza di un mio ministro, ti mettesti in questo stato. Se questo non si sente di continuare, può darti l'ubbidienza, finché tu, facendolo per ubbidire, tra me e te restiamo in pieno accordo, perché se lo facessi sola, di tua volontà non solo non resteremmo d'accordo, ma resteresti sfregiata. Però devono sapere che il mondo si trova presentemente sopra un rogo. Se non vogliono che, alzando più le sue fiamme, incenerisca tutto, facciano quello che vogliono. Io sono rimasta atterrita e più afflitta di prima, ma pronta a fare la sua santissima volontà, non la mia. Bene, in questo scritto odierno, anche se non viene nominato il termine fusione, che è uno degli atti fondamentali, delle operazioni fondamentali della vita nella Divina Volontà, ne vengono però spiegati molto bene le modalità. Se uno peraltro ci riflettesse con estrema attenzione, ci potrebbe anche arrivare, giungendo, diciamo così, alla stessa spiegazione che Gesù dà, no? Perché appunto la fusione fa sì che due sostanze devono essere innanzitutto pronte ad essere fuse, e l'esempio dell'oro liquido è assolutamente il migliore, no? E nell'oro liquido viene poi riconfezionato e riplasmato un oggetto dove non si distingue la provenienza dell'oro, quindi da quale oggetto veniva l'oro originario, perché è completamente nuovo, e la fusione avviene ad alte temperature, quindi è un processo certamente diciamo così doloroso, ovviamente in termini figurativi, per quelle sostanze, perché richiede alte temperature, quindi le cose si fondono quando le temperature sono molto alte. Io sono un po' ignorante su questo, non ho idea a quanti gradi fonda l'oro, sicuramente saranno tanti, però non pochi.
E qui Gesù spiega, e qui dovremmo un pochino fermarci, che solo il sacrificio e le pene hanno questa attitudine non soltanto di fondere, ecco, ma anche di trasformare la nostra volontà in oro, perché la nostra volontà non è oro, a differenza di quella divina. La nostra volontà, dice Gesù, è ferro. Noi sappiamo che il ferro è materiale duro, non incline, diciamo così, alla modellazione né alla fusione, ed è peraltro materiale di bassissimo valore. Il ferro non è pregiato, non è l'argento, non è l'oro, non è neanche l'acciaio, ecco, è di valore e di qualità inferiore, certamente molto utile all'uomo, ma non certo un bene di valore, insomma, nessuno accumula il ferro, insomma, no. Che significa questo? Ecco, significa che noi dobbiamo essere consapevoli a priori che la nostra volontà umana, primo, è cosa che non vale nulla e quindi non combina nulla di buono. Attenzione, qui si parla di volontà umana in senso non naturale, eh? Ecco perché ricordiamo sempre che la volontà umana, in quanto facoltà creata da Dio, è una delle cose più belle che esiste in tutto l'universo, perché è il principio del nostro libero arbitrio e anche della nostra dignità umana e anche del fatto che, in quanto appunto veramente liberi, siamo realmente immagine di Dio, capaci di autodeterminarci, quindi artefici del nostro destino. Quindi questa è una grande responsabilità, ma questa è anche una grande dignità. Solo che quando si parla di volontà umana, ogni tanto è bene fare qualche ripasso in senso, diciamo così, dispregiativo, lo si fa, ecco, perché noi, la nostra volontà umana risente più di ogni altra cosa dello stato di natura decaduta che noi ci portiamo dietro. Per cui, ordinariamente, le cose che uno vuole non sono cose buone, non sono cose sante, non sono cose belle, ma è tutt'altro. Ecco, ecco perché è cosa di scarsissimo valore. E ciò nonostante, e questo è veramente impressionante, no? Perché io ricordo i primi tempi che leggevo questi scritti, in particolare alla Vergine Maria nel Regno della Divina Volontà, io rimasi proprio veramente colpito, ecco, da tante frasi che la Vergine qua e là ripete in quell'opera, dicendo: guarda che se tu continui a vivere di volontà umana, tu ti autocondanni ad una vita infelice, ti dai il peggiore dei martiri e, attenzione, senza che da questo ne esca fuori nessun merito, d'accordo? Perché sai, uno è un martirio terrificante, cioè ci terrorizza tutti quanti, però dice, lo affronti e se lo superi, c'è la vanta di quella gloria in paradiso che ti dimenticherai di quello che hai sofferto. No, qui c'è il martirio peggiore di tutti. Seguire la volontà propria, la volontà umana, e non meritorio. Quindi il principio profondo di ogni nostra sofferenza. Su questo dobbiamo sempre tornarci e meditarci, perché la nostra volontà è talmente connaturata con noi, cioè il fare quello che ci passa per la testa, insomma, che ci frulla per la testa, è una cosa talmente spontanea, immediata, perché è normale che sia così. È che ogni tanto bisogna fare un pochino di ripasso. Perché, sinceramente, mettendomi io e te in questo momento davanti a Gesù, senza veli, senza ipocrisie, senza bugie, perché davanti a Lui non possiamo né avere ipocrisie e né dire le bugie, perché tanto Lui lo sa quello che pensiamo realmente. Posso dire io oggi che sono profondamente convinto che quanto più io faccio quello che voglio,
e tanto maggiori sono i guai e le sofferenze che avrò. E quindi quanto più la mia umana volontà è mortificata, quindi riceve la morte, viene contraddetta, e più io riceverò la vita, punto interrogativo, perché questo è proprio in uno dei punti fondamentali di questa vita, no? Ho interiorizzato sufficientemente questa cosa? Sono anche in grado, rievocando la mia vita, di vedere, di tracciare, di ricordare le volte, piccole o grandi, in cui ho fatto la volontà mia, e i marasmi, e i guai, le sofferenze che volontariamente mi sono andato ad autoinfliggere agendo in questo modo? Sono capace di fare questa cosa? Ho imparato anche a discernere un po', i santi li chiamavano i ragionamenti dell'amor proprio, cioè i meandri sottili con cui il nostro cervelletto, che su questo è sempre molto astuto, ci dà 100.000 buone ragioni per fare di testa nostra. La Vergine Maria, se c'aveva una cosa di cui era veramente soprannaturalmente terrorizzata, era questa: dare vita alla sua propria volontà. L'esempio della Madonna certamente è, magari potessimo imitarlo perfettissimamente alla lettera, no? Credo che sia un pochino difficile adesso. Io non voglio mettere limiti alla Divina Provvidenza, né certamente voglio far assurgere la mia povera umana esperienza a parametro assoluto universale di giudizio, no? Quindi mi auguro che questo possa essere possibile in qualcuno. Però avvicinarsi alla sostanza di questa cosa è certamente non soltanto un obiettivo possibile, ma un obiettivo doveroso. Quindi, avere questa attitudine continua e poi esercitarsi in tante piccole cose che ci contrariano, che ci umiliano, che ci spingono, adesso entreremo in questo punto di meditazione, al sacrificio, e abbracciare con amore le pene. Perché? Perché così viene distrutta la nostra volontà umana intesa in quel senso, e viene prima raffinata, cioè questa trasformazione che da ferro diventa oro, e poi fusa perché possa fondersi con l'oro purissimo della volontà divina. Allora, è chiaro che sotto questo punto di vista, già un cristiano in generale, ma figuriamoci un figlio della divina volontà, deve avere illuminato il senso della croce. Sacrifici e pene, dice Gesù. Allora, chi ha letto tante opere dei santi, specialmente alcuni, insomma, che vedrà, cioè c'è sempre una reazione, come dire, multiforme, perché questi santi stavano, cioè sembrano a tratti, dice, ma è possibile che la santità, infatti adesso oggi c'è un sacco di gente che in forza di questo stravolge tante cose, addirittura si fa beffe, no? I santi amavano la sofferenza, amavano la croce, a volte addirittura le chiedevano al Signore, si infliggevano delle forme di mortificazione volontaria. Ma noi pensiamo a nell'opinione comune anche di certi ambienti, diciamo così, di persone che dovrebbero essere credenti o che sono sicuramente battezzate o forse anche di più, cioè solo pensare a certe cose oggi viene immediatamente tacciato come caratteristiche di una persona, insomma, che non ci sta tanto con la testa, che sta un po' fuori di capoccia, insomma, no? Che c'era qualche problema psicologico, insomma, perché che sono queste cose qui? Cioè, noi dobbiamo stare bene. Questo dipende dal fatto, insomma, che oggi si è proprio completamente smarrito il lume soprannaturale.
Io personalmente ricordo che leggendo tante di quelle cose ci stavo male, ci stavo perché dicevo, ma questi che fanno? Io queste cose ho fatte mai. E a me sorgeva una domanda spontanea, dico, ma questi sono, cioè, chi è il matto qua? Sono io che sono matto o sono loro che sono matti? Perché a me questa domanda, sinceramente, mi sorgeva spontanea. Perché questi qui fanno, perché fanno così? Ma saranno masochisti, ma dico, cioè, che senso ha, come dire, abbracciare il dolore? Ma questi in alcuni santi, io li ho lette le opere, cioè, veramente tocca livelli che ti fanno veramente accapponare la pelle. Dici, mamma mia! E Gesù che non li ha mai rimproverati per questo, anzi diceva, no, 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 stai lì, stai buono, stai qua, stai a destra, stai a sinistra. Io ricordo, cioè, tanto per dirne, per fare un esempio, spero che nessuno si... Però questa è santa canonizzata, insomma, Santa Margherita Maria Lacocq. Una volta si prende come penitenza, ma questo, cioè, sono cose che una volta che uno le legge, io queste cose le ho lette 25 anni fa forse, non mi ricordo quando, ti resteranno impresse per tutta la vita. Non soltanto quello che hanno fatto, ma quella la reazione che poi c'aveva Gesù. Dice che questo una volta per spirito di penitenza si mette a dormire in un letto fatto con dei cocci. Cioè, insomma, dormire sui cocci, non lo so come uno fa, come uno riesce a dormire. E dice che a un certo punto, siccome sentiva un dolore forte, ha provato a muoversi un attimo per aggiustarsi un po' e provare a lenire leggermente il dolore. Gli appare Gesù e dice, guarda che quando la croce piagava la mia spalla destra con dolori lancinati, io non ho cambiato spalla, quindi attenta a quello che fai. Io sta cosa me la ricordo bene, d'accordo? E ricordo che rimasi, probabilmente ci sta rimanendo anche chi in questo momento la sente in diretta. Adesso, evidentemente queste cose, non credo che sia igienico che a qualcuno venga in mente di rifare la stessa cosa, no? Perché i santi hanno percorso e battuto via straordinari, diciamo, anche nella mortificazione, e noi comuni mortali non dobbiamo metterci a fare, a giocare, a fare il grande santo, no? Perché non è assolutamente opportuno, tutto deve essere sempre equilibrato e proporzionato. Però il messaggio che questa cosa trasmette è consono a quello che oggi Gesù dice: solo il sacrificio e le pene consumano il filo della volontà umana oggi come ieri, perché su questo punto di vista, sotto questo aspetto particolare, la differenza tra la santità delle virtù e la santità della divina volontà, sotto questo aspetto particolare, è quasi nulla. D'accordo? Perché Gesù dice sempre che vivere nella divina volontà vuol dire fare la volontà divina e vivere in essa. Quindi io su questo ogni tanto ci rimedito anche per me, cioè il fare la volontà divina, quindi con tutto ciò che questo comporta, con tutti quanti i travagli che sono richiesti per entrare in questo mondo, non vengono elusi o bypassati. Il libro dell'Apocalisse, nella lettura che si legge proprio nel giorno della festa di tutti i santi, dice che quelli che stanno davanti al trono dell'agnello vestiti in veste candida sono coloro che sono passati attraverso la grande tribolazione. Ma questo non ci deve spaventare, d'accordo? Dice, perché dopo uno, ah, ma che brutta la vita cristiana, sta sempre a soffrire, uno sta sempre male. Non è così. Ecco, non è così. Noi sappiamo benissimo che nella divina volontà ci sono tantissime gioie, tanta felicità, ma non, ecco, una vita, diciamo così, libertina e sfrenata di ogni sorta di piacere mondano. Questo non è la vita della divina volontà, non è neanche la vita cristiana, questa qui, no? Ecco, e Luisa stessa dice, tutte le mie pene, per quanto dolorose, che pare che mi annientano, non mi opprimono. Non mi opprimono. Quindi c'è questo grande segreto di chi vive la sofferenza accogliendola come un dono da parte del Signore, un dono che serve a noi, che serve a raffinarci, che serve a scrostarci, che serve a liberarci di noi stessi e della nostra umana volontà, che è il primo e il più grande nemico. Se la nostra volontà umana fosse mortificata veramente, fosse aderente, il diavolo può fare tutto quello che vuole. Cioè, negli scritti si dice esplicitamente che
chi vive nella divina volontà, il peccato non sa più neanche dove sta di casa. E il diavolo può venire quanto gli pare. Ci ha provato una vita a sfiorare la Madonna. Appena si avvicinava veniva catapultato lontano anni luce. Il diavolo non ci avrebbe nessun potere nemmeno su di noi, come disse Gesù nell'ultima cena, non ha nessun potere su di me. All'unica condizione che la nostra volontà fosse completamente morta. Perché che cosa è la tentazione e il peccato? Che cosa vuole il diavolo farci quando ci tenta? Portarci lontano dalla volontà di Dio. Quindi detto proprio in due parole. Nel poco, quindi semplicemente facendoti fare un atto di autodeterminazione, come dire, estraneo alla volontà di Dio, così come nel molto, cioè per il peccato e ancora di più il peccato grave. Ma cosa sono queste cose? Sono uscite dalla volontà di Dio. Ma se la mia volontà non ne basta neanche per l'anticamera del cervello di uscire da lì, e si farebbe ammazzare piuttosto che allontanarsi dalla volontà di Dio, ma che me fa il diavolo? Il diavolo non ha il potere di costringerci a fare le cose, eh? Ora vediamo in questo brutto mondo un potere enorme che ha il diavolo. Purtroppo, penso che sia sotto gli occhi di tutti, non serve fare gli esempi, eh? È potere enorme non soltanto nel mondo, purtroppo sappiamo tante bruttissime cose, fatti di cronaca continuo che affliggono la povera e martoriata chiesa, e ne fanno oggetto anche di, a volte, di pubblico scandalo, purtroppo, in alcuni suoi figli. Come dice, come ha fatto il diavolo a fare? Ma come ha fatto? Con la forza che gli hanno dato le volontà umane immortificate, d'accordo? Che anziché fare quello che Dio vuole stanno sempre a fare testa propria, e che se, cioè, il diavolo non fa nessuna, cioè non fa nessunissima fatica a fargli fare quello che vuole lui. Cioè non si manco diverte, secondo me. Non si manco diverte perché non c'è neanche gusto, cioè non c'è un minimo di resistenza, ma non può manco un tempo apri bocca che uno già gli ha detto amen, già gli ha detto va bene. Cioè, quindi non c'è neanche, a mio avviso, non c'è neanche il fascino, la sfida, capito? Dice, mo questo è un battezzato, un discepolo di Gesù, questo è un ministro, combattiamolo un po', vediamo. Ma che combatte? Cioè, trova nel portone spalancato prima ancora che si affaccia, in tante situazioni. E io parlo anche, insomma, per esperienze vissute, per esperienze, insomma, conosciute a livello pastorale, non soltanto in generale, diciamo, come osservatore di ciò che accade in me o fuori di me da un punto di vista oggettivo. Non avrebbe nessun potere, nessuno. È il fatto che in questi nostri brutti tempi vediamo tanto dilagare del male e dell'iniquità, e sembra che, capito, che questo adesso gongoli e si goda la sua ora di momentanea e apparente, perché non andrà a finire così, però momentaneamente le cose stanno così, ecco, questa momentanea e apparente vittoria del diavolo è semplicemente esaltazione della volontà umana. Cioè, purtroppo quello che scriveva Nietzsche, che è morto fuori dello stato di salute mentale, ecco, questo è noto, quello che diceva Nietzsche più di un secolo fa, la volontà di potenza, quindi essere l'affermazione dell'ego, e il superuomo, che era quello che aveva il coraggio, appunto il superuomo, di ribellarsi a Dio e di dire non ti voglio vedere più, faccio quello che mi pare io, faccio quello che dico io, e ho il coraggio di liberarmi di tutto e di tutti quanti i cliché, di tutti quanti i tabù, come poi si diceva nel secolo scorso, di tutte le norme morali, di tutti i principi religiosi, non me ne importa niente dell'autorità di nessuno, di niente di nessuno. Cioè, tutto quello che abbiamo vissuto e che abbiamo visto con gli occhi, gradualmente accadere nel secolo scorso, e adesso, diciamo così, giungere a questa maturazione che ogni tanto ce ne esce fuori qualcosa di nuovo, che uno dice ma che altro dovremmo vedere? Che altro bisognerà vedere? Quale altro spettacolo bisognerà assistere, diciamo così, civile o ecclesiastico? Quale altra sorpresa adesso bisognerà vedere? Quale altra trasmissione? Ma che cos'è tutto questo qui? Questo è l'inno alla umana volontà. È il diavolo che sta talmente, assecondato dalle volontà umane, che, ripeto,
La tentazione, io credo che spesso e volentieri non scenda neanche in campo lui, perché gli basta tranquillamente toccare qualche corda dei vizi ormai ingrassati e diventati dei mostri, insomma, in tante anime. Non scende neanche in campo lui, ma se scende in campo non si diverte, d'accordo? Si divertirà, speriamo che ancora sicuramente qualche anima vittima, qualche santo e santa nella chiesa ancora stanno vivi e lì, ecco, cercherà di trovare un pochino di mordente per farli cadere, ma fuori di questo, insomma, ma è l'unica condizione per sfuggire dalle sue grinfie è questa. Ecco, chiudiamo. Luisa dice: c'è solo una cosa che mi, una pena che mi strazia. Qui, attenzione, che da quello che gli risponde Gesù non è l'assenza di Gesù. Qui è quando Gesù parla dell'obbedienza alla chiesa, all'organo. Qui è quell'altra cosa che a lei la distruggeva, quindi non soltanto l'assenza di Gesù, ma credo che lo ricordiamo, lei entrava in quello stato di torpore dove la scorreva la notte e non ne usciva fino a quando non veniva il sacerdote a benedirla. E lui dice, lei questa cosa la mortificava assai e voleva, se possibile, essere liberata. Dice, ma liberami tu senza bisogno che debba dipendere da sto prete, che debba dare fastidio, eccetera, eccetera. E qui Gesù dice, no, io questo lo voglio fare perché voglio che tu passi attraverso, anche qui l'educazione che Gesù dà, la mediazione dell'organo della mia chiesa. A meno che il ministro non ti dia lui stesso l'ubbidienza di dire: bene, da domani in poi, per ubbidienza, io voglio che tu ritorni in questo stato senza che arrivo io. Sembra capire questo, insomma, dal testo. Ecco, e allora, dice Gesù, se questo dovesse accadere rimarremo in pieno accordo, perché se agisci per ubbidienza a un mio ministro, stai tranquilla che stai sempre nella mia volontà. Anche qui gli insegnamenti indiretti che dà Gesù anche a tutti noi, con questo esempio, non hanno bisogno di commento, sono abbastanza evidenti. Quindi l'importanza dell'obbedienza alla Chiesa e ai suoi ministri. Questo anche a prescindere, ecco, ricordiamolo sempre, dalle loro qualità soggettive e morali. Ecco, l'unico limite, come sappiamo, non si può mai ubbidire, ma questo né che venga da un'autorità ecclesiastica, né che venga da un'autorità civile, né che venga da nessuno, perché sarebbe un ordine abusivo, quindi destituito di ogni autorità, qualora venisse comandata di fare cosa oggettivamente contraria alla legge di Dio. Attenzione, oggettivamente, non che io penso che sia sbagliata, ma che è effettivamente una cosa contraria a un comandamento divino, da un punto di vista oggettivo, non dal punto di vista della mia interpretazione soggettiva. Ecco, quindi continueremo nella nostra meditazione personale, soprattutto questa introspezione nel vedere com'è lo stato di salute della nostra volontà umana. È tonico o gli abbiamo già dato un po' di botte? E comincia a aver abbassato un pochino la cresta, non è sicuramente morta, bisogna dare sicuramente un altro po', comincia ad essere mortificata, comincia ad aver interiorizzato davvero il fatto che deve starsene buona e non vivere autonomamente, altrimenti ci complicherà la vita e ci causerà un sacco di guai. Questo poi dovremo farlo ciascuno nella nostra meditazione personale.
Bene, Santa Vergine Maria, ti ringraziamo con tutto il cuore per questi splendidi spunti di meditazione, per questa scuola che anche oggi Gesù ci ha fatto. Fai in modo che la nostra aiuta ci fa diventare oggetto fondibile la nostra volontà, allontanaci dal ferro duro e senza valore alcuno della nostra volontà umana, per poter gradualmente vivere sempre più e sempre meglio, come diciamo nell'introduzione alla meditazione, di divina volontà, gustare la pace, la gioia, la vita e sfuggire, ecco, anche dalla cattiveria del diavolo che soffia sulla nostra volontà umana e che vive degli atti della nostra volontà umana, che gli spalancano le porte, non solo a lui, ma anche a tutti quanti i guai e i problemi della nostra vita. La Divina Volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, ti benedico per aiutarti, ti benedico per difenderti, ti benedico per perdonarti, ti benedico per liberarti da ogni male, ti benedico per consolarti, ti benedico per farti santo, ti benedico dunque nella Divina Volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Fiat Ave Maria.